Gianni, io non uso immaginare cosa realmente può fare un barese come Gianni con la Iemma a New York, perché tu a New York ci sei stato. Ci siamo stati veramente il 21 di ottobre di quest'anno, una domenica splendida, meravigliosa, che porterò sempre nel cuore, con la speranza di ritornarci, almeno così ci hanno promesso. New York! Oh, come in, Kusuma ha aggiuntato, va. E non la vega, mamma! Ma mi stai stesso per la loggia? Che cosa da te, da te? Guarda! Che c'è? La città, come c'è il cristiano? Però so che è stato un tripudio, voglio dire, un successo pazzesco. Brividi assoluti, emozioni e l'accoglienza degli italoamericani che... è indescrivibile, è qualcosa di... Sì, tu vedi la città, va bene, bella e alta, grazie al cielo, per chi non c'è mai stato, New York è New York, ma l'accoglienza, il calore, chiaramente è scappata la commozione, perché donare un sorriso con la nostra lingua a chi magari di qui, sì, viene qualche volta, a generazioni nuove. Che cosa hai combinato là? Me? Io sono fatto parte di secco, quando ho fatto il ristorante, volevo che io doveva mettere che cosa. Sono di Davi a promettere! Come ci sono detto una la mesa? Tutti i vinti a mondo ci sono vari! Via! Il New York è arrivato alla terza rappresentazione. Terza parte. Terza parte dove... in ogni parte succede un qualcosa di tragico, comico, di comico, di divertente, di inaspettato. Nel primo c'è la presentazione, no? Questo arriva qua e chiaramente si deve ambientare, quindi con tutti i rischi e i pericoli di un barese che si trova ad avere a che fare con una città che è 20 volte Bari, è immensa. E questo sogno suo di diventare attore in qualsiasi campo, sia nelle pubblicità, negli spot, nel cinema, nel teatro, piano piano comincia ad avere un segnale positivo. Posso lasciarti solo? Yeah, Joe. Oh, io vado a studiare. Ok. Lo sai che mi hanno preso allo spot della maratona di New York? At the face! Capo da cazzo, lo so, lo sapevo io. Il terzo, un barese a New York? Nel terzo lui è ormai padrone. Lui partecipa alla maratona di New York, diventa il testimonial della maratona e chiaramente comincia ad avere le sue storie, le storie d'amore, di amicizia, di avventura, e diventa un personaggio ormai è americano, però l'anima e il trattamento che lui riserva agli altri è sempre da barese. Ci vuole dato. È una nostra vicina. Abita giù, vicino ai cinesi. Sì. Benissimo. Vicino a Maggie Ryan. Oh, lavora di notte e dorme di giorno. Vicino da Zocna vai. Io devo dire che sono fiero che noi in Puglia al sud abbiamo artisti come te, come la tua squadra, il tuo gruppo. Chi c'è con te questa allora, sera? Quest'anno è Lucia Coppola, Federica Antonacci, Luca Mastrolitti, Maria Schino e Magda Fanelli. Poi tutto quello che vedi è tutto costruito da mio figlio che è Gianmarco. Gianmarco che salutiamo e poi ringraziamo anche tua moglie che ti è sempre molto vicina. A parte, il Gianmarco lo devo ringraziare io, lo faccio sempre ogni giorno, perché grazie a lui, dopo due incontri americani, ha avuto lui la possibilità di portare lo spettacolo a New York. Quindi grazie a lui che siamo arrivati. Corner where the big boys play.